pare Francesco e Mariano, non dimenticatelo. Perché il matrimonio è sacramento. Cioè voi dovete essere segno della presenza del Signore. Il Signore nessuno l'ha mai visto. Dovete voi farlo vedere con il vostro amore. Io Francesco accolgo te Marianna come mia sposa e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. L'uomo non osa separare ciò che Dio unisce. Amen. Allora, lui ha detto che abita proprio in una strada molto patriottica. Allora, qua è Via dei Mille, è dei Mille, più patriottica di questa. Poi Via Italia. Via Italia, mizzica, è che Garibaldi qua ci abita, fra Via dei Mille, Via Italia, Garibaldi, allora qua, vero affare, si vende, vabbè, il matrimonio è un vero affare, effettivamente, allora aspetta, da queste parti dovrebbe essere. Ma lei abitava in una via, piazza che era, allora qua siamo a Ragusa, Allora ricordo che era a che fare con l'Italia, con i Mille. Ah, qua, ecco qua, Piazza della Vittoria. Sì, allora qua vicino siamo, perché Piazza della Vittoria, i Mille vinsero, ci fregarono. Fregarono il regno delle due Sicilie. Garibaldi portò i soldi in tutta Italia e noi siamo rimasti poveri in Sicilia. Allora facciamo, ci alziamo e... Allora, aspetta, no, ci abbassiamo. Quando lo dice, ci alziamo, ok? Quando lo dice, prova ad alzarsi. Mi abbassi, mi alzo io. Ah, si può fare, ok, pronto? Ok, al mio tre ci alziamo. Okay, come si chiama lei? Alice. Ah, bel nome. Grazie. E che paese è? Io sono di Favara, ma abito a San Leone. Ah, proprio, cioè il paese della meraviglia, proprio. Allora, scusi, si chiama Alice, scusi, era un gioco di parole che non ho proprio calcolato. Allora, aspetta, com'era? Lei come si chiama di cognome? Perché mi ricordo che era... Aspetta, il cognome com'era? Era, mi chiamo Lola... E so spagnola? No. Aspetta, com'era? Tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. No, non era questa. Com'era? Ambrimbrotta Marina Marotta. Ah, ecco, Ambrimbrotta Marina Marotta era. Marotta si chiama, aspetta. Quindi possiamo trovare. Ambrimbrotta Marina Marotta. Che era Marina? Boh, non so. Via Corrada. Ti immagini, c'è una si chiama Marina a Favara. Di cognome Marotta. Allora, 40 Parrino. Ah, Parrino 40. 40 Parrini. E che è un seminario qua, è. 40 Parrini. Un seminario proprio. Ah, qua c'è Scorsone San Filippo. Ah, questi sono presentati. Tu come chiami? San Filippo, io Scorsone. Mizzica. Non ci possiamo mettere d'accordo. Questi qua. Allora, tiriri. Urso, Simone. Ma è Urso, che? Okay. Tutti proprio... Allora, io con Cibella, ah, dove è Cilona? Ah, Cilona, Cilona Manganella. Ah, bella, Cilona Manganella. Ah, aspetta, facciamo una cosa, io sono a tutti. Tanto, qualcuno, e chi mi ha risposto ora? Pronto? Okay. Sì, salve, che è, lo sposo? Sì. Signora, che è, lo sposo? Come? Lo sposo? Non ti vedo, a chi è? A lui, a Francesco. A Francesco, a Cilona, gli vuole fare gli auguri? Che te l'hai sentito fare al secondo piano, Cilona. Ho capito, lei chi è? È un'altra signora, scusi. Ah,
No, si vede. No, dico, gli vuole fare gli auguri? Chi è? Gli vuole fare gli auguri allo sposo? Perché? Cosa state organizzando? No, è da tempo organizzano, è matrimonio, signora, con Marianna. Sì, qual è il problema? Dico, se gli voleva fare gli auguri? Certo, però glielo vogliamo fare gli auguri. Sorrida, va bene. Glieli fa? In diretta? Certo, se lì sì. Sì, sì, glieli faccio, è qui. Sì, auguri Francesco, ti vogliamo bene e tanta felicità. Che signora, solo a lui e alla sposa? Alla sposa Marianna in particolare, un bacio grande e tanta felicità. Va bene, la saluto signora. Alla fine lei chi era del citofono, signor? Dico, per scrivere nei biglietti di ringraziamento chi metto qua? No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Sigla. Salve, mi chiamo Antonio, ho 32 anni e sono di Favara. Antonio, da dove arriva? Da Favara. E per chi arriva? Per Francesco. Ah, e che... Ah, dimmi. Senta, emozionato, complimenti per il papillon, eh? Sì, grazie. Bello, azzurro. Che, e l'abito com'è? Azzurro. E che c'abbiamo, uguale? Sì, più o meno. Più o meno, lei ce l'ha più nuovo. Più scura, sì, dai. No. Senta, faccia proprio un discorso, lei è amico del cuore? No, ma no. È amico. Compagno di scuola. Ah, compagni di scuola. Compagni. È quello che passava i compiti? Più o meno, dai. Gliele passava lui? Più o meno, dai. Più o meno chi? O lei o lui? Io. Ah, lei più o meno sì, gliele sì, passava? Sì. Mm. Faccia una maniera intelligente. Viene difficile. E di cognome come fa? Bernardo. In bottone. Ah. No, bottone. Sì, sì, bottone. No, non lo attacchi, non lo attacchi, giusto. Ecco, ma attaccato? Un pochino, diciamo di sì, dai. Si è attaccato un bottone e si è sposata, eh? Sì, dopo parecchi anni però ci siamo sposati. Benissimo, attacchiamo un bottone con loro? Subito! Alziamoci! Oh, salve signori! Con Alice vi vogliamo presentare oggi un elemento, che poi è italiano, che valorizza la musica e i ritmi italiani. E non solo, signori! Oggi per la prima volta qui a Favara in un matrimonio con noi Roy Paci. Qua c'è un signore elegante. Elegante. E lei che è elegante? Lo zio sono. Lo zio. Ah, non è elegante. Lo zio sono. E che pure lei è Ambrimbrina Marina? No. Come fa di cognome lei? Monreale. Complimenti, elegantissimo, sia Monreale. E la sposa? Sopra. Primo piano? Secondo. Ok, mi avvia? Prego. Mi vuole mandare? Prego. Mi avvii lei. Oh, complimenti per la macchina, è sua? No. Vabbè, mi dica sì. Non ho perché devo dire sì, con me. No, vabbè, faccia così la rendiamo ancora più importante. È mia. Aspetta, le faccio di nuovo la domanda. Lui che è qua? Ma chi? Sì. Lei che abita qua? Sì. Lui, dico. No, lui sì. E lei? Lei pure. Cioè lei sarebbe lei? Ah, e che piano è lei? Primo piano. E lei là? Secondo. O terzo. Non si ricorda che piano abita lei? Io primo piano. Ah, quello è sicuro. Che quello viene da scuola? Sì, purtroppo. Ha avuto interrogazione. Ah. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo. E com'è andata? Una bella merda. Accidenti, che era italiano? O matematico? Inglese. Ah, inglese. Lingue straniere. Ma vuoi fare una cosa? Allora, mi vuole fare così, recupera col professore gli auguri a loro in inglese? Cioè, non lo so dire. No, è certo, se no... Infatti non ero preparato. Tipo, l'aiuto io. Congratulations. Congratulations. Però Sean è proprio bello. È pronto? Congratulations. Bravo, complimenti anche per il parrucchiere. È inglese grazie. Il parrucchiere? No, italiano, favarese precisamente. Vada allora, andiamo insieme? Andiamo. Così la comporto prego. Io, Olè! Ah, signor, salve! Abbiamo con noi? Carmela. Ah, proprio classico nome milanese. Signori, assieme a Carmela, oggi da Hollywood, con noi... Per, come ospite d'onore, per la prima volta, Russell Crowe. Like a sugar
adesso io le faccio di nuovo la domanda. Bella macchina, è sua? Sì, sì. E cos'è, una Ferrari o una Porsche? Una Porsche. Ah, complimenti. E da molto che ce l'ha? Da un po' di tempo c'è. Filtro, olio, tutte cose così? Sì. Benzina? Sì. Quella se ne va subito. Certo. Consuma molto? Purtroppo sì, corre. Va bene, la ringrazio signor Morreale, arrivederci. Bella comunque, eh? Senti, ma con le altre materie come va? Male. Non ci salviamo per niente, eh? Speriamo. 10 minuti di studio al giorno la possiamo fare? 5. 5 già, non esageri, eh? Infatti. Va bene, lei è arrivato? Sì. Suono io? Qua? Suona lei. Suono così, che fai, gliela do io la notizia? Glielo do io. Sì, quando ha preso? 6. Sai, vabbè, sei un buon voto, eh. Per l'orale. Per l'orale, vabbè, sì. No, era per dire che ha preso 6 in inglese, non è male. Non lo rimproveri, 6 va bene. Arrivederci. Olè! Elisa. Ah, Elisa congiunzione o verbo? Come? Elisa. Ah, congiunzione. No, verbo? Voce, cioè, verbo? Essere. Elisare. Allora, signori, Elisa ci teneva, lei ha votato quest'anno? Certamente. Si può sapere chi vota? Sì, Marco Tullio Cicerone. E che? Cosa? Che è storico? Per l'ipotattica, per la consecuzio. Vabbè, un po' di romazio c'è. Contro Catilina, ce ne sono tanti di Catilina, quindi... Quindi alla fine, Colosseum Matum, vogliamo presentare oggi, signori, assieme a Elisum, un personaggio che ultimamente ha stravolto, assieme all'altro, la politica italiana. Signori, per noi, per la prima volta qui, Roberto Casaleggio. Vada. Allora, dai, dimmi. No, lei il discorso. Ah, il discorso? Aspetta. Non si sente. Sì? Funziona? Ah, sono una coppia stupenda, appunto. Aspetta, vediamo se in questo si sente. Non si sente. No? Tu lo senti? Lo sente lei? No. Aspettate il discorso. Hey, signori, qui oggi in occasione del matrimonio di Marianna e Francesco è nata la sagra della Basetta. Guardate che espressione artistica ci sono questi ragazzi. Ecco, adesso mi daranno un aiuto. Mi può dare una mano lei a capire? Prego, tenga. Che? No, mi ha dato la mano? Ha dato la mano, la dovevo dare, lei me l'ha chiesta, io gliel'ho data. Marco, guardate signori, quello che mi ha dato la mano. Guardate che bella basetta stirata. Ma qui, signori, arriva l'opera d'arte. La basetta non so come ce l'ho. Perché? Guardate da questo lato dove arriva, guardate anche il tatuaggio a stabilire l'esatta proporzione della basetta. Ma se lui si gira... La basetta scende. Ebbene sì. Tipo, se lei si fa il pizzo, che fa? C'è un'altra basetta più in giù, poi non si può vedere. È arrivato? Signor Giovanni, sì. Lei è complimenti, è un bell'uomo, anche grazie, alla sua grazie, vecchia età. No, non sono tanto vecchio. Ah no? No. Allora, sui 70 anni, 37, complimenti. 37. 37 anni, 37 bene, anni. Bene, se li porta male. Se li porta malissimo. Signori, guardate questo bell'uomo. Ecco. Quando si è sposato. Chi era? Chi era? Com'è, signori? Guardatelo. Guardate com'era e guardate come sono. Spiccicato a Dawson Creek. Spiccicato. Oh no, you'll be the same. Oh no.
Mi sa che... No, io non ci sento. Ah. Ho problemi io d'udito, capito? Non è un problema di... Allora funziona. Perfettamente. Ah. No, perché magari vi avete preoccupato. No, comunque sono... No, ma... anche perché è costato, dico. Ah, no, ho capito. È un microfono che proprio cuffio. Comunque, per essere breve e conciso, diciamo, sono una coppia stupenda. Da tanti anni che stanno insieme, è arrivato il loro giorno. Chiuso. Cioè, proprio... Un politico devo fare, ah. Ma secondo me non la votava il suo parente. Toda gioia, toda bellezza. Toda gioia, toda bellezza. Notte, notte, l'ombre, l'ombre. Toda gioia, toda bellezza. Notte, notte, l'ombre, l'ombre. Bellezza che rida, bellezza che falta. Bella macchina, è sua? Sì, sì.